Riuscita a individuare il relitto dell'Endurance, la nave che portò gli uomini della spedizione di Shackleton in Antartide. Si è svolta la ex chiesa San Francesco di Fano fuori paese, l'appuntamento del paese dei Balocchi che anticipa la festa d'agosto con incontri rivolti grandi. Luca Pagliari, la sua straordinaria voce narrante, ha portato sul palco l'incredibile storia di coraggio dell'esploratore Ernest Shackleton e della sua coraggiosa impresa, insieme ad altri 27 uomini, di attraversare a piedi l'Antartide. La serata è stata conclusa con lo svelamento da parte del presidente Michele Brocchini del futuro sindaco del paese dei Balocchi, che ad agosto festeggerà la sua nuova carica insieme a tutti gli abitanti. Eccomi, attenzione, preparatevi perché il 17 agosto sarò io il nuovo sindaco del paese dei Balocchi, Pino Insegno, il sottoscritto, e staremo insieme, piccoli, grandi, medi, passeremo delle belle ore insieme. Vi abbraccio tutti e non vedo l'ora. Ciao. Presidente, questa serata si scaldano i motori per la grande festa che ci aspetta per il paese dei Balocchi. Sì, ormai è una tradizione anche questa serata che noi abbiamo iniziato nel 2021 quando eravamo in piena pandemia, avevamo studiato questo, diciamo, l'abbiamo chiamato fuori paese e quindi ormai è una tradizione e ce lo portiamo dietro. Poi abbiamo sempre il nostro amico Luca Pagliari che ha sempre delle belle storie da raccontarci. 19esima edizione, sì. Quest'anno. Un grande successo, una grande escalation, tanti ospiti e tanti protagonisti, personaggi che hanno accompagnato questa meravigliosa realtà. Con un tema che è il talento, che è un tema insomma bello da approfondire. Cos'è il talento per lei, Presidente? Abbiamo pensato al talento, il talento semplice, quello di tutti noi, che abbiamo tutti noi, che magari è sommerso dalla quotidianità e non ci ricordiamo più neanche che esiste. Quindi cerchiamo di riscoprire il nostro talento e anche di dargli un po' di aiuto per farlo crescere. E poi, visto che parliamo anche di bambini, di riconoscerlo anche nei bambini e magari farli seguire il loro talento e non magari quello dei genitori. Qual è l'ingrediente magico del paese dei Balocchi? Secondo me l'ingrediente magico sono i volontari. Volontari e le idee, cioè queste due cose sono fondamentali. Qualche novità per la prossima edizione? Ormai abbiamo delle associazioni che sono cresciute un po' che con noi, quindi avremo Scuola tra le note, mosaico musicale, tutte associazioni anche locali. Poi abbiamo laboratori e artisti di strada internazionali, insomma abbiamo quello che ormai è diventato veramente un canovaccio unico che piace molto. Interessante anche questa finestra slurp sull'alimentazione. Sì, questa è un'idea del Covid, del periodo del Covid. Sergio Ferri è la persona a cui ho dato incarico di gestirla. L'anno scorso è dedicata molto ai bambini, quest'anno ha pensato delle cose nuove, però uno spazio dove si parla di cibo, dove si parla di alimentazione, non solo di chef, ma si parla anche di territorio. Luca, sei amico del paese dei Balocchi. Quest'anno il tema è il talento. Cosa vogliamo dire in merito a questo tema? Che bisogna essere tutti dei grandi spalatori, scavare, perché non esiste persona che non abbia un talento. E rinunciare a questa ricerca è molto grave, è un'offesa verso se stessi, quindi va fatto, va ricercato, lo dico specialmente ovviamente ai ragazzi, c'è, e non vi preoccupate se magari a 20 anni, 25 ancora va bene tutto, ma poi arriverà il momento in cui capirete quello che non va e magari proprio comprendendo quello che non va si capisce invece quello che è giusto.